Omicidio a San Benedetto del Tronto, un'anziana è stata uccisa in casa, forse con un oggetto contundente. La figlia, che ha dato l'allarme, è in stato di fermo. La nuova questura a Pesaro sarà pronta entro il 2024. In prefettura lo storico protocollo con il demanio e i ministri Guerini e Lamorgese. Vendite e clienti in calo al mercato settimanale di Fano, ambulanti preoccupati e acquirenti in cerca di sconti. Facciamo molta fatica perché, come potete vedere, le persone vengono a fatica e hanno paura di spendere. Corsa delle bighe, sfilata delle fazioni, divertimento e rievocazioni. Torna dal 14 al 17 luglio al Piccio, Fano un Fortune, la Fano dei Cesari. Luca Barbarossa sarà il sindaco del paese dei Balocchi. Annunciate le prime novità dell'evento che torna nel mese di agosto a Bellocchi di Fano. Festeggiato a Famiglia Nova, il fanese più longevo della città. Bruno Gambini oggi compie 107 anni. Giovedì 7 luglio, un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia. Una donna di 80 anni è stata uccisa oggi nella sua abitazione a San Benedetto del Tronto. Ci troviamo nella provincia di Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stata la figlia in stato di shock e probabile responsabile dell'omicidio. L'anziana sarebbe stata colpita con un oggetto contundente per motivi ancora da chiarire. La figlia, in stato confusionale, è stata trasportata in ospedale e si trova in stato di fermo. Sul posto, in via della Pace, sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, il procuratore capo di Ascoli Piceno e il medico legale. La nuova questura alla caserma Cialdini del Monte a Pesaro sarà pronta entro il 2024. In prefettura è stato siglato oggi lo storico protocollo tra i due ministeri, il Demanio e il Comune. Il servizio è di Simona Zonghetti. E sono sicuro che questa attività proseguirà. Un investimento di 15 milioni di euro per la nuova questura che verrà realizzata in tempi record. Dopo 25 anni di dibattiti, ieri è stato messo nero su bianco l'impegno delle istituzioni. Il protocollo d'intesa è stato firmato alla presenza del ministro della difesa Lorenzo Guerini, del ministro degli interni Luciana Lamorgese in collegamento da Roma, della direttrice nazionale del Demanio Alessandra Dalverme e del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Ingenti gli investimenti dello Stato sulla città, per un totale di circa 40 milioni di euro che comprendono anche 9,5 milioni per l'ex intendenza di finanza di Piazza del Popolo, 7 milioni e mezzo per Rocca Costanza e altrettanti per l'intervento su alcuni beni all'interno della caserma del Monte. Si comincerà proprio dalla nuova questura di fronte all'ospedale San Salvatore, che sarà pronta per gli appuntamenti con Pesaro Capitale della Cultura. L'importo che abbiamo messo, il sito trovato in 448, i lavori che chiudiamo nel 2024 è epocale. Stiamo parlando anche di un impegno che riguarda, cioè, il tema della sostenibilità, dell'abbattimento dell'uso del suolo. Cioè, oggi per noi è una priorità il tema delle rigenerazioni delle città, quello che sta facendo il sindaco come rigenerazione di quell'area, se si unisce al compendio che stiamo rifunzionalizzando. Cioè, è un'operazione strategica, stiamo parlando di una piccola città che ha un'operazione strategica molto importante. Rimarcata più volte anche la stretta sinergia fra i due ministeri e la collaborazione con la soprintendenza di beni culturali, che in passato è mancata. Il protocollo, ha detto Guerini, è la risposta alle esigenze di Pesaro. La difesa sta facendo molte operazioni come questa in tutta Italia. Dobbiamo razionalizzare la nostra presenza e qualificarla sempre di più, ha aggiunto, mettendo a disposizione le aree importanti per le comunità locali. A smorzare le polemiche ci ha pensato il primo cittadino. Noi vogliamo fare le cose, basta discussioni, basta polemiche, basta, non se ne può più. Le abbiamo provate in tutti i modi. La caserma militare è sempre stata individuata come luogo ottimale, da 30 anni. Sembrava impossibile, adesso che è diventata realtà si vanno a fare le pulci. Fra l'altro il direttore regionale sta lavorando sulla massima superficie possibile, che mi pare siano circa 6.000 metri quadri. Quindi basta polemiche, e per favore, insomma, evitiamo sempre di fare i piccoli provinciali anche quando teniamo cose storiche per la nostra città, perché sono poche le città in Italia che hanno un investimento del demanio di questo tipo. In più
mettiamo insieme Ministero della Difesa, Ministero degli Interni, chi ha seguito la vicenda degli ultimi 20 anni sa quanto è stato complicato, cioè è una cosa che raramente è avvenuta se non in questi anni. Ed è stato ritrovato morto questa mattina il presidente del Tribunale di Pesaro, Luigi Fanuli, uomo stimato e rispettato dai colleghi. Sembra si trovasse nel suo appartamento in via Giordano Bruno, dove è stato rinvenuto. Le cause, probabilmente naturali, sono ancora in fase di accertamento. Sono stati illustrati questa mattina i risultati dell'analisi del fabbisogno di prestazioni di assistenza sanitaria dell'Agenzia Regionale Sanitaria in collaborazione con la Facoltà di Economia della Politecnica delle Marche. Presenti il presidente regionale Francesco Acquaroli, l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini e il rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gianluca Gregori, i quali hanno proposto un modello di analisi del fabbisogno di prestazioni di assistenza sanitaria sviluppato attraverso un monitoraggio dettagliato dei percorsi di mobilità sanitaria. Il sistema della sanità va profondamente riformato, queste le parole dell'assessore Saltamartini, che ci presenta la necessità di riorganizzare il piano sanitario a cui il sistema ad un'unica azienda non riesce più a rispondere. L'analisi offre chiare indicazioni per la riorganizzazione delle reti dell'assistenza territoriale in funzione della stima del bisogno di salute nei prossimi 10 anni. Alla base di questa riforma la nascita di aziende sanitarie territoriali. Ma sentiamo le parole del presidente Acquaroli rilasciate alla stampa. Da quali territori proviene e come può essere espandito? I numeri ci raccontano lo stato della nostra sanità e anche le conseguenze di scelte che io non voglio giudicare, ma che mostrano anche quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza del nostro sistema. Allora, ad esempio, l'idea di trasformare le aziende in aziende sanitarie territoriali è un punto importante di partenza, perché con chiarezza ci è stato detto che i costi della prevenzione e della cura di prossimità vanno a diminuire, a incidere di meno che l'ospedalizzazione. Quindi bisogna fare un grande lavoro per riportare i servizi sui territori e questo va fatto con la creazione di aziende che strutturalmente vanno in questa direzione. Come credo sia importante guardare le conseguenze e le cause della mobilità attiva e della mobilità passiva. Questi numeri ci indicano con forza alcuni aspetti, una mobilità passiva molto pesante e poi la distribuzione del privato che dà e dove eroga i servizi e l'incidenza sulla mobilità attiva e la mobilità passiva. Sono aspetti che vanno considerati per raggiungere la migliore organizzazione possibile, che vada, noi non vogliamo, chiaramente è utopistico pensare ad un azzeramento della mobilità passiva, però è sicuramente importante scegliere e organizzare meglio, perché credo che l'abbattimento della mobilità passiva è il frutto di un'organizzazione che si basa nel dare le risposte alle esigenze dei marchigiani e che su questi obiettivi cercare di intercettare i trend e le domande dei cittadini marchigiani per cercare di diminuire la mobilità passiva, cercare di attrarre nei confronti della nostra regione, ma soprattutto cercare di dare i servizi alle aree periferiche e ai territori senza ospedalizzare, abbattendo i costi della nostra sanità. Nonostante le occasioni e un buon rapporto qualità-prezzo, i continui rincari preoccupano gli esercenti dei mercati locali. La poca affluenza e le sempre più numerose difficoltà portano i venditori a chiedere aiuti anche a livello nazionale. Cosa hai comprato stamattina? 2 scampolini. Vieni qua per risparmiare qualcosina al mercato? Più che altro perché sono curiosa, allora mi va a fare un giro. In questo periodo di rincari bisogna cercare di risparmiare, va nei negozi spesso? Io preferisco sempre i negozi, sì, se posso sì. In questo periodo bisogna andarci soprattutto quando ci sono i saldi? Anche, ma quello da anni si fa. Prezzi sono un po' aumentati qua al mercato, come li vedo, più o meno sono gli stessi? Qui sono gli stessi, qui sono gli stessi, io non ho notato niente, però non è che io venga tutti i giorni, eh. Cosa avete intenzione di comprare? Un costume. Sono, avete visto dei prezzi? Per adesso sembrano buoni. Nei negozi voi ci andate oppure preferite il mercato? Preferisco il mercato.
Venite spesso, una volta a settimana? Sì. Quindi conoscete bene le bancarelle, sì, conoscete un po' tutto? Sì. Mercoledì è preferibile. Mercoledì migliore del sabato? Sì. Come mai? Sì, anche a livello di prezzi. Sì. In questo periodo dei rincari è meglio andare al mercato e risparmiare qualcosina? Assolutamente sì. Il mercato forse è il miglior luogo per risparmiare qualcosina con tutti questi rincari? Ancora ci sono tante bancarelle dove si può appunto comprare bene a Fano, infatti. Sì, sì. Al mercato si trova bene come nei negozi, ci va nei negozi? Allora, io non abito qua, quindi vengo d'estate, comunque il mercato è il posto. Prima di andare in spiaggia faccio sempre un salto. Dov'è lei? Sono cresciuta a Fano, però adesso abito da 30 anni a Milano. Purtroppo, dato che c'è stato un rincaro generale, anche al mercato comunque c'è stato un lieve aumento. Non possono comunque fare dei gran prezzi perché comunque dopo la gente non comprerebbe. Periodo di rincari, la gente acquista ugualmente in questo periodo oppure la vede un po' oculata nelle sue scelte? Non è che acquista molto molto, aspettano gli sconti, c'è poco movimento, ecco. Quindi anche il mercato si risente un po' di questa crisi? Sì, molto. Voi avete dovuto ritoccare un po' i prezzi oppure più o meno sono rimasti gli stessi? No, più o meno sono rimasti gli stessi, anzi hanno dovuto un po'... si sono alzati un pochino. Lei cosa ha notato in questo periodo? La gente acquista normalmente oppure c'è una lieve difficoltà? C'è una lieve difficoltà e comunque poi chiedono sconti ulteriori perché chiaramente con questi aumenti di prezzi poi gli stipendi sono sempre quelli, solito discorso. Non si può pagare la benzina, quella che siamo arrivati a pagare, luce, gas, eccetera. Voi di dove siete? Di Fano? Di Pesaro. Perché voi avete dovuto ritoccare un pochino i prezzi? O più o meno al mercato sono rimasti gli stessi? Noi non li abbiamo ritoccati, ma si dovrebbe fare. Però non lo fai, perché altrimenti non fai fatica a vendere. Secondo lei se continuasse ancora così, se perdurasse ancora questa situazione così, come andremo a finire? Questo non lo so, però certamente le difficoltà saranno maggiori per tutti, soprattutto quest'inverno. Speriamo di no, però insomma, qualcosa dovranno fare. Le vendite stanno andando abbastanza male, sinceramente, e c'è poca affluenza nei mercati e purtroppo si fa fatica, anche perché abbiamo riniziato a pagare le tasse del suolo pubblico. E facciamo molta fatica perché, come potete vedere, le persone vengono a fatica e hanno paura di spendere, visti anche i nuovi annunciati aumenti del prossimo mese. Speriamo poi che riusciremo a fare qualcosa con i turisti perché la gente del posto inizia a soffrire. E come sempre diamo spazio alle vostre segnalazioni e questa sera andiamo nel quartiere di Gimarra Fano, esattamente in via Poggi, dove un reporter di strada ha scattato queste fotografie per mostrare lo stato di degrado del parcheggio. Il segnalatore ci ha riferito di essersi rivolto sia a Fanesi, quando nel primo mandato di Seri era assessore ai lavori pubblici, sia a Fabiola Tonelli. I lavori di asfaltatura, ci ha scritto in un messaggio, consentirebbero di renderlo un bel parcheggio per i residenti della via che hanno poco spazio per le auto nelle proprie abitazioni o che non hanno il garage. Da entrambi gli assessori, ha aggiunto, mi è stato risposto che bisogna sapere di chi è il proprietario di quel terreno. Noi, ha poi commentato il segnalatore, paghiamo le tasse per farci dare certe risposte da chi amministra la città. Il Rotary Club di Fano ha consegnato alla Caritas diocesana 3.500 euro, una cifra che è il frutto di una vendita di quadri messi all'asta per aiutare profughi ucraini ospitati nel nostro territorio. Solidarte si è conclusa il 12 di giugno con un'asta benefica dei quadri che erano stati in mostra nei tre giorni precedenti e l'importo che è stato realizzato è di 3.500 euro che oggi consegneremo alla Caritas diocesana di Fano per l'assistenza ai profughi ucraini che sono giunti sul nostro territorio. Tutti gli artisti hanno consentito a che le basi d'asta fossero più contenute rispetto a quelle che sono le loro normali quotazioni e questo per permettere il raggiungimento di quello che era lo scopo benefico dell'iniziativa, scopo che possiamo dire appunto raggiunto. Ci riteniamo molto soddisfatti perché siamo riusciti a far aggiudicare ai partecipanti quasi tutte le opere
chiaramente se ci sarà una futura edizione faremo tesoro di questa esperienza. Grazie a questa bella iniziativa culturale, tra l'altro del Rotary Club di Fano, abbiamo ricevuto questi 3.500 euro che andranno ad aiutare l'accoglienza, i progetti di accoglienza per le famiglie ucraine nel territorio, come Caritas Diocesana, che stiamo accogliendo sin dai primi di marzo, sia nelle parrocchie che presso alcune famiglie. Sono circa 180 persone che seguiamo, di cui una cinquantina in diretta accoglienza. E questa cifra ci aiuterà sicuramente per quelli che sono innanzitutto anche dei beni primari che servono per la quotidianità, quindi gli alimenti, anche per alimenti per bambini, ma potrebbe anche essere utile per alcune attività di socializzazione in vista dell'estate che ci sono in campo da un po' di giorni. Un cane è stato salvato questa mattina dai vigili del fuoco a Montecchio di Vallefoglia. Leone, un Jack Russell, si era infilato in un intercapedine tra il terrapieno e il solaio in cemento armato, rimanendo bloccato. I pompieri hanno rimosso la terra con un badile, creando un'apertura così da poter arrivare ad afferrare il cane, che poi è stato liberato in poco tempo. E dal 17 al 23 di luglio torna il campo missionario diocesano dal titolo Vivere per Dono. Un gruppo di circa 30 ragazzi provenienti dalle parrocchie della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, guidati da animatori e sacerdoti, vivrà un'esperienza ecclesiale di fede e di condivisione con l'altro. Il 42esimo campo missionario prenderà avvio domenica 17 luglio alle ore 18 a Villa Alta del Prelato. Nelle giornate a seguire, la carovana di giovani a bordo di pulmini si sposterà in quattro parrocchie, Sant'Orso, Cuccurano, San Costanzo e Cagli, per vivere insieme alle comunità tre momenti che caratterizzeranno ogni giornata del campo: il lavoro al mattino, la formazione al pomeriggio e la festa serale. Il campo missionario terminerà sabato 23 luglio con le conclusioni e il mandato missionario ai giovani partecipanti. E dal 14 al 17 luglio invece il Pincio di Fano si trasforma in una grande arena per il ritorno della Fanum Fortune, la Fano dei Cesari. Nel prossimo servizio sentiamo quali sono gli eventi in programma. Da giovedì 14 fino a domenica 17 luglio la città di Fano torna indietro di anni per il ritorno della Fanum Fortune, la Fano dei Cesari. Sfilate, cultura, sfide, feste e fazioni faranno da protagonista per quattro giorni il centro città, allestita con decorazioni a tema, ma anche la zona del Pincio, che verrà trasformata in una grande arena e dove si svolgeranno la maggior parte delle rievocazioni. Ad aggiungersi i diversi accampamenti curati nel dettaglio dalle associazioni Simachia e Lenon e Colonia Iulia Fanestris. Dopo due anni di stop per ovvie ragioni, una manifestazione che riporta le vere caratteristiche della città di Fano, quella della sua storia romana. Un programma veramente ricco, un programma che comprende tutti gli eventi più importanti che conosciamo, tra cui la grande corsa delle bighe, tra cui il coinvolgimento pieno della città con la presenza delle fazioni. Nello specifico partiremo giovedì 14 con il grande momento di inaugurazione dal Pincio, che si porterà dietro anche uno spettacolo del fuoco, fuoco che è il simbolo dell'accensione della Fano dei Cesari. Il venerdì tornerà la Fano dei Cesarini, sappiamo l'importanza del nostro progetto Fano Città dei Bambini e delle Bambine, in questo caso dei bambini che giocano con la romanità, grazie al Comitato Genitori di Sant'Orso che ha attivato questo progetto, e di fargli correre, di fargli raccontargli la storia attraverso il gioco, anche attraverso la corsa delle bighette. Poi avremo un venerdì dove ci saranno le fazioni e le loro rappresentazioni artistiche, sabato sera da non perdersi il grande spettacolo della Colonia Iulia Fanestris, che rappresenterà i popoli conquistati, che è il tema 2022, all'interno dell'area Pincio. Poi la domenica il grande clou con la grande parata delle fazioni, fazioni che sono disponibili per tutti coloro che vorranno iscriversi, quindi chi vuole può guardare nei siti e nelle pagine di riferimento della Fanum Fortune, dove ci sono i numeri delle fazioni, quindi grande parata e poi la corsa delle bighe.
Ogni giorno, a partire dalle ore 18, la città sarà invasa da oltre 250 rievocatori storici provenienti da tutta Italia, catapultando Fano in quella che era 2000 anni fa, nell'epoca romana. La manifestazione è organizzata dal Comune con la grande collaborazione della Proloco di Fano. A dare un ulteriore supporto a questa edizione, la Camera di Commercio delle Marche. Siamo felici di entrare quest'anno nell'organizzazione di questa bellissima manifestazione di rievocazione storica fatta qui a Fano, che può dare quel valore aggiunto all'interno di una promozione turistica importante come quella che stiamo cercando di portare avanti con la Regione Marche, con il Presidente Acquaroli, noi come Camera di Commercio, con tutte le nostre strutture e con il delegato al turismo, il professor Polacco. Lo facciamo convinti, partecipiamo convintamente a questa manifestazione, non solo per la manifestazione in se stessa, quella di oggi, del 2022, ma in una prospettiva futura molto importante, ovvero utilizzare la storia dei romani e questa manifestazione su altre location, su altre città, e promuovere non solo Fano come Fano, ma proprio la Regione Marche come evento. E il cantautore e conduttore radiofonico Luca Barbarossa sarà il sindaco dell'edizione 2022 del Paese dei Balocchi. Le anticipazioni sono state svelate ieri sera nell'ex chiesa di San Francesco a Fano, al termine dell'incontro con Luca Pagliari, giornalista e scrittore. «Io di Balocchi me ne intendo», ha commentato onorato Barbarossa. «Ne ho scelto uno», ha detto, «il mio preferito, come compagno di viaggio e di vita, la mia chitarra». Svelato anche il tema della prossima edizione, che sarà il tempo. Come ha ricordato il presidente dei Balocchi, Michele Brocchini, la manifestazione dedicata ai più piccoli tornerà in presenza dal 18 al 21 agosto in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. Durante la prima giornata dell'evento, Barbarossa salirà sul palco insieme a Tony Bungaro, che cederà la fascia da sindaco. E ora ci spostiamo a Famiglia Nova, dove oggi è stato festeggiato il fanese più longevo della città. Bruno Gambini oggi spegne 107 candeline. È il più anziano di Fano, sconfitto il Covid 2 anni fa e non ha mai perso l'ironia nonostante i suoi 107 anni. È stato festeggiato nella casa albergo per anziani Famiglia Nova Bruno Gambini, classe 1915, ex operaio delle ferrovie. Insieme a lui, oggi, non solo i tanti amici e gli operatori della struttura, ma anche alcuni familiari e l'assessore Dimitri Tinti. Graziella, ma ci sono altre persone così longeve nella famiglia? Proprio così no, però ultra novantenni ci sono stati. Anche la sorella mi diceva. 95, l'unica rimasta viva. Erano 7 e sono rimasti lui e questa sorella. Secondo lei qual è il segreto? Che cosa mangia in particolare? Che cosa beve? Sono 9 anni che mangia qui. Prima mangiava di tutto. Non ha mai bevuto, non ha mai fumato e ha lavorato tanto. Bruno, rimasto vedovo 19 anni fa, ha 2 figlie, 4 nipoti e 11 pronipoti. Nadia, oggi grande festa, vi siete riuniti qui a Famiglia Nova per festeggiare il papà. Intanto le chiedo come sta. Sta bene, come salute sta bene, come testa comincia a perdere un po'. Da quanto tempo è ospite qui? È 9 anni, a settembre. Che papà è stato? Bravo papà, sempre tranquillo, ha sempre lavorato, pensato per la casa e basta. E avete sempre mantenuto un buon rapporto con lui, insomma, anche da quando è venuto qui in questa struttura? Sì, ci vediamo sempre, 2 volte alla settimana, adesso che si può. Ha l'occasione anche di vedere i tanti nipoti? Adesso lo portiamo fuori e dopo ci raduniamo tutti, perché siamo diversi, quindi qui dentro non si entra. Francesco, che cosa avete organizzato oggi per Bruno? Allora, sempre un evento straordinario, speciale, festeggiare il nostro Bruno, che immancabilmente si fa ritrovare qua il 7 di luglio. E ovviamente ci siamo attrezzati per organizzarci al meglio, per festeggiare tutti insieme, anche perché un compleanno è sempre un evento di normalità che in questo periodo ci serve, fa bene a tutti quanti, e quindi abbiamo organizzato una bella torta da condividere con tutti gli altri residenti e un momento di convivialità
sempre con le giuste precauzioni, ma che ci sta, che è il momento. Ma è vero che poi più tardi o questa sera lo aspetta un altro appuntamento, un po' più galante? Ma sì, perché dentro Famiglia Nova c'è stata questo bel incontro in cui Bruno ha ritrovato una sua vicina di casa di infanzia e si sono ritrovati e si sono dati un appuntamento per questa sera a cena. Vedremo se riusciranno a rispettarlo entrambi. Buon compleanno! Grazie! Come sta? Si sente bene? Sì. Sì? Molto. Siamo contenti. E oggi festeggia insieme alla famiglia, insieme agli amici. Sì, tutto. Quanti anni hai? Sì, ma io? Molti. Ma non mi ricordo. Dai, dillo che lo sai, pensaci un po'. Sono 107. 107, senti, sono troppi. L'importante è che sta bene. Stai bene? Sì, ecco. Sì, adesso io voglio mangiare la minestra. Ecco. E allora vada per la minestra, Bruno, ma non prima di avere sorseggiato lo spumante e assaggiato la torta con tanto di candelina. Vedi? Auguri! Auguri! Sono seguiti il brindisi e qualche fotografia per immortalare questo importante e insolito traguardo, momenti di gioia condivisi con le persone più care che non l'hanno mai lasciato solo. Buon compleanno, Bruno! E domani sera alla BCC Arena di Fano prende il via la rassegna Teatro sotto le stelle. La prima compagnia dialettale a salire sul palco sarà quella del Faro con Franca Mercantini e la regia di Stefano Poderi. Lui no, bel fico! Ma signorina, da? In Italia i fitto carcoia cumie! Venerdì 8 luglio alla BCC Arena andrà in scena la compagnia teatrale Il Faro. Ma quale spettacolo andremo a vedere? Allora, lo spettacolo è intitolato La cartomante pastrucchiona. Quindi è una persona che non trova lavoro, in difficoltà, si trova un lavoro improvvisato. Tutti inventano dei lavori e lei perché no? Si è messa a fare le carte e succede quello che succede. Senza svelarci troppo, può raccontarci qualche piccolo retroscena, insomma, per incitare un po' anche e invitare gli amici di Fano TV perché devono venire a vedere questa commedia? Allora, uno va perché gli ha fatto la fattura. Sono cartomanta, ma sa che mamma mi ha fatto la fattura. E lì alla che guarda le carte, la fata è grossa. E stet la strega della menga, perché ma che ha detto signora men campio, hai una nebbia alla testa, ha detto mi perdo 300 anni, ha detto un campio, e quindi questo, ha detto ma adesso metti a sede che vi guarda la fattura, e tira su, ha detto se sbassate stomaco, e tira su stomaco. E il tira su, il lavora, ha detto, oh, antiretta, insomma, perché dopo mi vengo sul fiede. Va bene, io direi che basta così, basta così. Allora, invitiamo tutti i telespettatori di Fano TV venerdì 8 luglio alla BCC Arena con la compagnia teatrale Il Faro. Grazie per essere stata con noi. Prego, grazie, è sempre un onore venire a Fano. La Royal Clipper è arrivata questa mattina a Pesaro allietando il risveglio dei cittadini. Si tratta di una nave da crociera a vela, come vedete da questa foto, di notevoli dimensioni, partita da Venezia e che ha ormeggiato nelle banchine portuali della città marchigiana, portando con sé circa 200 passeggeri, parte dei quali è scesa per una escursione guidata nel nostro territorio. Una novità e sicuramente anche un'opportunità a livello turistico. E con questa notizia chiudiamo questa edizione del telegiornale. Vi ricordo che subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato all'Istituto Maestre Pie Venerini di Fano. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la lettura dei quotidiani. Occhio ai giornali. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.